Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Negli anni che precedettero la guerra, il cielo d'Europa si fece sempre più minaccioso. I motori degli aerei stavano subendo un'evoluzione frenetica. In Italia la Fiat, colosso dell'industria, rispose alla sfida con un propulsore che avrebbe segnato l'aviazione italiana, il Fiat A74, un motore radiale a doppia stella, raffreddato ad aria, destinato ad equipaggiare i caccia della Regia Aeronautica all'alba del conflitto. La storia della 74 inizia a metà degli anni 30. Su spinta dello Stato Maggiore, l'industria italiana abbandonò i motori in linea raffreddati a liquido, privilegiando i radiali raffreddati ad aria, più robusti e adatti a un impiego bellico intensivo. La Fiat, pur avendo acquisito una licenza dal colosso americano Pratt & Whitney, non si limitò ad una semplice copia. A capo dell'ufficio tecnico della Fiat Aviazione, l'ingegnere Tranquillo Zerbi, con la collaborazione di Antonio Fessia, perfezionò il progetto, adattandolo alle specifiche richieste italiane e mettendo a punto una versione evoluta, la 74 RC38, noto anche come Ciclone. Il cuore della 74 Ciclone era la sua architettura imponente, 14 cilindri disposti su due stelle, con un alesaggio di 140 mm ed una corsa di 145 mm, per una cilindrata totale di 31,25 litri. Ma il vero segreto delle sue prestazioni era il sistema di sovralimentazione. La sigla RC38 non era casuale. La R stava per riduttore, un ingranaggio che permetteva all'elica di girare alla velocità ottimale, mentre la C indicava il compressore, essenziale per mantenere la potenza anche ad alta quota. Nello specifico si trattava di un compressore centrifugo a comando meccanico, azionato direttamente dall'albero motore. Questo compressore era tarato per raggiungere la sua massima efficienza e ristabilire la potenza del motore ad una quota di 3.800 metri, consentendo ai caccia di operare efficacemente anche in alta quota. Nonostante la sua complessità, il motore manteneva dimensioni relativamente compatte. Il suo diametro totale era di 1,19 metri, mentre la lunghezza raggiungeva un metro, con un peso a vuoto di 590 kg. La 74 garantiva un ottimo rapporto peso-potenza. L'alimentazione era gestita da un carburatore Zenith Stromberg a corpo singolo. Infine l'avviamento del motore era di tipo pneumatico. Per trasferire a perfezione la potenza all'aria, la 74 utilizzava un'elica tripala metallica a passo variabile. A seconda del velivolo e delle specifiche esigenze, il diametro di queste eliche variava. Ad esempio, sul Fiat G50 l'elica aveva un diametro di 3 metri. Al cuore dell'interazione tra pilota e motore vi erano i comandi di controllo. Il pilota azionava la potenza tramite una manetta, che presentava una peculiarità distintiva di molti aerei italiani dell'epoca: la manetta al contrario. A differenza della maggior parte degli aerei, dove si spinge in avanti per aumentare la potenza, su questi caccia la manetta veniva tirata indietro per aumentare i giri del motore e spinta in avanti per ridurli. Questa configurazione richiedeva un'attenzione particolare durante il passaggio a velivoli con standard diversi e diventò un tratto distintivo dei caccia italiani. Oltre alla manetta, una serie di comandi ausiliari permettevano la gestione del motore, il controllo della miscela, il passo dell'elica e i magneti di accensione, richiedendo al pilota una costante attenzione per ottimizzare le prestazioni in volo. Con una potenza di 840 cavalli a 2400 giri al minuto, la 74 divenne il propulsore standard di alcuni dei più celebri caccia italiani dell'epoca.
Il suo consumo specifico, che rappresenta l'efficienza con cui il motore utilizza il combustibile, era un dato di vitale importanza. Il consumo tipico si aggirava intorno ai 200 litri l'ora, ma questo valore poteva variare significativamente a seconda del regime di potenza applicato. Fu montato sul caccia biplano Fiat CR42 Falco, uno degli ultimi biplani da caccia ad entrare in servizio, ma straordinariamente agile. Spingeva il primo caccia monoplano interamente metallico italiano Fiat G50 Freccia ed il robusto Macchi 200 Saetta. Su questi aerei la 74 si dimostrò non solo potente, ma anche notevolmente affidabile in ogni condizione climatica e operativa. Analizziamo da vicino i componenti che rendevano questo motore così efficace. I cilindri, con le loro alette di raffreddamento, erano progettati per dissipare rapidamente il calore. I pistoni, realizzati in lega di alluminio, erano leggeri e resistenti per sopportare le sollecitazioni. Il sistema di distribuzione con le due valvole per cilindro assicurava un'efficiente aspirazione e scarico dei gas. Il riduttore e il compressore, cuore del sistema di sovralimentazione, lavoravano in sinergia per garantire una spinta costante e potente, permettendo ai caccia di mantenere le prestazioni anche in quota. Nonostante non fosse il più avanzato motore del suo tempo, il Fiat A74 fu un pilastro dell'aeronautica italiana. La sua robustezza e la sua affidabilità lo resero un compagno fidato per i piloti, contribuendo a scrivere un capitolo fondamentale della storia del volo militare. Oggi il suo ruggito è solo un ricordo, ma il suo lascito continua a vivere nei pochi esemplari sopravvissuti, testimonianza dell'ingegno e della passione che hanno animato l'aviazione italiana durante un'epoca di profonde trasformazioni.